In questo momento siamo lungo il percorso in Lettonia che gira attorno al laghetto e abbiamo trovato le prime sculture che rappresentano la cultura del posto. La cultura del posto, come potete vedere, queste qui, abbiamo i porcellini, abbiamo i famosissimi porcellini di legno, perché nella cucina lettone, tra le pietanze culinarie della Lettonia, abbiamo il famosissimo porcellino al latte. Il porcellino al latte è un porcellino che viene cucinato esattamente come la porchetta, ovvero viene fatto uno spiedino e viene cotto su questo spiedino, e poi si chiama porcellino al latte perché il porcellino, essendo piccolino, è sempre stato nutrito con il suo latte materno, con il latte della scrofa. Ecco, qui abbiamo i due porcellini al latte e qui abbiamo poco più avanti abbiamo la scrofa, che è il porcellone principale, che è famosissimo nella cultura culinaria della Lettonia. La cultura culinaria della Lettonia è rappresentata qui con il Gnafranco, con due sculture che rappresentano la famiglia lettone, che si è messa a cerchio attorno a queste bontà culinarie. Qui abbiamo una donna, questo qui è un volto di una donna, adesso io non so le riprese quanto potranno rifigurare questo volto. Questo qui è la donna, la famosissima donna lettone, possiamo guardare le sue sembianze, è stata scolpita nel legno. Perché è stata scolpita nel legno? Perché cultura manufatturiera lettone riesce a rappresentare le figure popolari nel legno, perché, come tutti voi saprete, la cultura popolare è la cultura più semplice, la cultura più terra a terra, più vicina all'ambiente e alla natura, per cui ogni popolo, ogni tradizione si basa su quello che trova in natura. Qui in natura abbiamo degli elementi semplicissimi. Anche in Italia la cultura popolare, la cultura culinaria popolare è una cultura povera, però povera negli elementi, ma molto ricca nel sapore e nella prelibatezza delle pietanze che riesce a rappresentare. Ecco, qui abbiamo praticamente la madre lettone e qui abbiamo il padre lettone, che è molto bello perché è una figura gioconda, una figura di esaltazione popolare. È il cosiddetto uomo urrante. L'uomo urrante con il braccio steso come per dire io sono contentissimo di stare qua. È la rappresentazione gioiosa, folcloristica e ridente della Lettonia. Qui abbiamo una scultura bellissima fatta da uno scultore locale che rappresenta la gioiosità di questi paesaggi. Ecco, adesso andremo avanti in questo percorso virtuale e vi mostrerò altre cose, altri dettagli che troveremo lungo questo percorso.